Salve a tutti piloti di droni, sono Computerman AM13 e quella di oggi è la recensione della versione migliorata del mini esacottero più famoso di sempre, il JJRC H20H. Appena aperta la scatola in cui ci viene spedito, troviamo il mini drone. Nel mio caso di colorazione gialla, anche se esiste una versione rossa, come possiamo vedere sull'illustrazione sulla scatola. Troviamo anche il radiocomando, che riprende le colorazioni dell'esacottero e ha bisogno di due batterie stilo per funzionare. Nella confezione sono presenti anche un caricatore USB, un piccolo cacciavite e delle eliche di riserva e infine un libretto di istruzioni, che spiega in un modo abbastanza preciso come utilizzare questo esacottero anche grazie a delle illustrazioni colorate. L'H20H, nonostante le sue piccole dimensioni, è dotato di un guscio di plastica gommosa molto resistente e molto flessibile, ma la cosa che si nota di più è sicuramente il fatto che è dotato non di 4 ma di 6 eliche, e proprio per questo si chiama esacottero. Anche se in modelli così piccoli non ha nessun vantaggio, questa configurazione invece sui droni più grandi permette di portare dei pesi molto elevati, come ad esempio delle videocamere professionali. E anche nel caso un motore o un'elica si dovesse rompere, il modello potrebbe continuare a volare con 5 eliche. E questa si chiama ridondanza. Ho provato a far volare anche questo piccolo H20H con solo 5 eliche, però i risultati sono stati disastrosi. Come potete vedere, l'H20H è dotato di questi piccoli paraeliche che fuoriescono dai bracci motore, che lo rendono molto più sicuro. Nella parte posteriore di questo mini esacottero troviamo un interruttore e delle luci LED rosse, che ci segnalano quando la batteria è scarica e ci aiutano a mantenere l'orientamento del drone anche quando c'è poca luce. Peccato soltanto che non ci siano anche dei LED davanti. La batteria da 150 mAh garantisce un'autonomia di circa 5-7 minuti e si ricarica col caricatore in dotazione in poco più di mezz'ora. Il telecomando è decisamente più grande rispetto a quelli degli altri droni della stessa fascia di prezzo e sembra essere molto solido, anche se fatto di plastica economica. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e vediamo come vola. Il JJRC H20, nonostante le sue piccolissime dimensioni e il prezzo contenuto, è dotato di un barometro, un sensore che gli permette di mantenere automaticamente l'altitudine e di utilizzare alcune funzionalità perfette per i principianti, come il decollo e l'atterraggio automatici, attivabili tramite la pressione dello stick sinistro, e anche l'atterraggio automatico quando la batteria è scarica. Come potete vedere, proprio grazie al barometro, posso far volare il mini esacottero senza neppure toccare lo stick sinistro. L'H20H è molto preciso nei comandi, ma se da una parte il barometro aiuta i principianti e rende il quadricottero più stabile, non permette ai piloti più esperti di divertirsi come si farebbe con un modello totalmente manuale. Questo in ogni caso non è un problema, perché l'H20H è pensato per dei principianti, a cui di sicuro piacerà questo stile di volo calmo e preciso. Comunque possiamo modificare l'aggressività di volo tramite la pressione di questo tasto sul telecomando. La prima modalità di volo è estremamente docile e lenta. Quella intermedia è quella che consiglio, permette di muoversi abbastanza velocemente, rimanendo comunque molto facile da controllare, mentre l'ultima è totalmente inutile, perché appena sfiorando lo stick dell'imbardata, cioè quello che lo fa ruotare su se stesso, il mini esacottero inizierà a partire come una trottola impazzita, diventando totalmente incontrollabile. Sempre dal telecomando possiamo attivare altre funzioni interessanti, come la possibilità di fare delle acrobazie a 360 gradi, oppure la modalità ritorno a casa, che fa avvicinare il modello al pilota, oppure la modalità headless, che permette di utilizzare l'H20H senza doverci preoccupare di dove si trova il muso del modello. Se utilizzeremo la funzione headless insieme alla terza modalità di volo, riusciremo più o meno a controllarlo anche quando ruota come un pazzo, anche se dopo pochi secondi perderemo il controllo e quasi sicuramente ci schianteremo. Sempre per dimostrare che questo H20H è stato pensato per i principianti, vi dirò quali funzioni di sicurezza troviamo in questo piccolo esacottero. Oltre ai paraeliche e all'atterraggio al decollo automatico, c'è anche una funzione che blocca i motori quando il drone si inclina a più di 90 gradi, così eviteremo di fare del male a qualcuno o di danneggiare il drone. Insomma,
se consideriamo inoltre che il prezzo di questo H20H è soltanto di 20 euro, anche meno quando c'è qualche promozione, devo dire che lo trovo decisamente un ottimo acquisto per i principianti. Grazie alla sua facilità di utilizzo e al fatto che è un qualcosa di diverso dal solito perché è un esacottero e non un quadricottero. Io come sempre ringrazio GearBest per avermi spedito questo piccolo esacottero da recensire. Vi prego di lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se volete vedere altre recensioni come questa. Per questa recensione è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.